Grazie. Madonnina del mare. Lasciamo per qualche minuto il Palazzo dei Congressi dove va in scena il festival e ripercorriamo le antiche calli e i sapori dell'Isola d'Oro. E siamo nel cuore della Grado Vecchia per ricordare con Leonardo Tognon un po' della storia del festival, un festival che nasce ben prima di quello di Sanremo, Leonardo. Nasce nel febbraio del 1946 nell'ambito del veglione del Pescaori. I pescatori si ritrovavano in quella serata dopo tanto lavoro e avevano intenzione proprio di divertirsi, e nel 1946 il direttore della cooperativa Giacometto Zuberti, il papà del festival, decide di musicare la poesia di mezzanotte. Si musica questa poesia ed è la prima canzone in questa serata di gala, in questo grande veglione del Pescaore, è Mare Palù, e l'anno dopo, nel 1947, Mamola, che rappresenta la graesanità in Italia e nel mondo, la canzone più cantata e più rappresentativa di Grado. Allora, abbiamo detto che nasce prima del Festival di Sanremo, il Festival della Canzone di Grado, ed è una manifestazione sentitissima, seconda solo a un altro grande evento. Quale? Sì. Diciamo che è l'evento laico più importante per la popolazione gradese, che si ritrova appunto per il Festival della Canzone, ma il Perdon di Barbana dal 1237 rappresenta il momento più importante per la popolazione gradese, per i pescatori, per la comunità che scioglie il voto nei confronti della Madonna di Barbana, che avrebbe salvato dal temporale, dalla burrasca, la popolazione gradese, ma in particolare dalla peste che affliggeva in quel periodo la popolazione dell'entroterra, anche quella gradese. E ogni anno, la prima domenica di luglio, la comunità di Grado stacca la spina anche al turismo e si reca in pellegrinaggio via mare a Barbana. E otto reburci a remi trasportavano l'ammiraglia sulla quale è posta la Madonna Ligna, la Madonna degli Angeli, che viene portata appunto in segno di voto a Barbana. La seconda è il Festival della Canzone Gradese. Ecco, però le immagini che stiamo vedendo sono immagini che risalgono al 1938. Sono immagini storiche, appunto, dove vediamo in una giornata di non bel tempo i reburci trainati dalla forza dei pescatori, quindi a remi, non come oggi a motore, e si vede il forte senso mariano, la volontà di questi pescatori di sciogliere questo voto nei confronti della Madonnina del Mare.